Questo video è un video che va oltre la pausa che mi sto prendendo, va oltre la mia stanchezza. È un video che volevo portare. È un video molto intimo. Ah, è anche forse il primo video dove non chiederò mi piace. Incredibile! Soprattutto sono stato spinto nel farlo da forse la cosa più bella che auguro di trovare, se non l'avete ancora trovata, anche a voi il prima possibile. Cioè l'amore. Per me è iniziato tutto il 18 settembre 2002, quando ci siamo incontrati. Raga, buongiorno. I mortacci, guarda che... Oh, a testa di cazzo! Ciao ragazzi, allora, quello di oggi è un video un pochino diverso. Oggi è il compleanno di, indovinate un po', precisamente di lei. Che è la mia ragazza, come tutti sapete, e come in molti appunto sanno, ci conosciamo da tantissimo tempo. Dovete sapere che io gli ho sempre fatto regali. Non ne ho mai sinceramente perso uno, da quel che ricordo. Però a sta botta sì. Mi sono praticamente venute a mancare le idee. E quindi mi sono detto, l'unica cosa che io sono effettivamente capace a fare sono i video. Cioè, nel senso, mi riescono bene. Quindi di conseguenza mi sono detto, facciamogli, dedichiamole, è una femmina, Giamma, un video. Perché no? In realtà il video è il regalo, ma nel video ci starà io che praticamente lavoro alla sorpresa che le farò. Guardate. Allora, questi sono gli scatoloni, cuscini, pile. Questo sarà una sorta di tavolo. E poi c'è la tenda. Se, come probabilmente credo, nessuno avrà capito cosa gli farò, non è niente di trascendentale, ovviamente. Per farvelo capire meglio, ve lo disegno su un foglio e ve lo spiego a voce. Allora, immaginatevi il mio palazzo. Casa mia è al primo piano, il tutto avverrà sul tetto al quinto piano. Questa è la tenda, non sono illuminato. Queste le scale, cioè una sorta di scale, madonna quanto non so disegnare. Verso il quarto piano le farò trovare tre foto di vecchia data insieme, di cui vi spiegherò dopo il senso. Arrivata sul tetto si troverà una strada fatta di candele accese, ovviamente il tutto accadrà di sera. E l'idea è quella di farle trovare la cena nella tenda, e questi che sto disegnando dovremmo essere noi, illuminati da una luce, a cenare appunto insieme. La parte difficile ovviamente arriva adesso, perché pur avendo comprato già tutto quello che mi serve, a parte il sushi, non giudicate se siamo mainstream e ci piace il sushi, oh mio dio, devo portare tutto al quinto piano e sarà tipo un casino. Vamos. Pesano troppo. Siamo oramai arrivati, eccoci. Mentirei se dicessi che non è stata dura. Sono stanco, sono molto stanco. Piccolo giro per l'illustrativo della zona. Tutte case, solo case. Anche se intravedo un bel tramonto lì. Uccelli. Ok, questo è dove metteremo la tenda e tutto. Ora ovviamente metterò la telecamera in una posizione e mi metterò a sistemare tutto quanto. Piano piano spero si venga a creare qualcosa di decente. Questa sarà la parte più bella di tutte. Wow. Ovviamente la tenda è messa in concomitanza della porta, così che quando lei arriva praticamente dalla porta si vede la striscia di candele che la porteranno da lì fino qui. Qualcosa da mettere dentro la tenda. Ma è piccolissimo, Dio can, bestia di Dio. Qualcos'altro. Wow. Allora, quello che è stato fatto è questo. Praticamente qui ci sediamo e qui ci andrà il tavolinetto con tutto il sushi. Lì metterò tipo una lanterna che va a batterie, se no non ci vediamo un cazzo. E ora ovviamente sistemiamo senza accenderle tutte le candele. È calata la notte praticamente, vi giuro. Non si vede più un cazzo. Allora, comunque abbiamo fatto il passaggio di candele che porta da qui fino alla porta. E manca solo il gran pezzo finale, che è il tavolo. Messo. Perfetto, raga, fatto tutto. Ok, ora dobbiamo semplicemente andare a prendere il sushi fra un paio di ore all'incirca. E poi pensare a come portare Sofia sul tetto.
Ok ragazzi, allora mi sono praticamente messo qui al computer per creare le tre foto di cui vi avevo parlato in precedenza e sono uscite così, ora ve le faccio vedere. L'unico problema è la mia stampante che stampa solo in bianco e nero, però diciamo che non si può avere tutto dalla vita. Allora, questa e alla fine questa, che è un valore più importante. Considerate che questa foto è del 2002. Eravamo a una festa di un amico e già al tempo praticamente ci giravamo intorno, anche se poi essendo due persone timide ci abbiamo messo un po' a capire che si poteva stare insieme, non era reato. E dietro praticamente a queste foto c'è scritto "Would you sushi me?". Non mi uccidete, lo so che è molto da film tipo romantico ambiguo barra è un'idiozia, però lo trovo carino quindi lo faccio. Io gli lascerò sulle scale queste tre foto con questo messaggio dove praticamente c'è scritto di seguirle senza girarle. Sofia fa tutto quello che non deve fare di norma. Le girerà ovviamente quando starà davanti a me e io poi mi scanserò e lei vedrà tutta la scia di candele che portano alla tenda. Poi ho fatto anche queste che sono tipo delle frecce che attaccherò così sui muri del palazzo tipo Slender per indicargli in maniera carina la via. Ora manca di andare a prendere il sushi e basta, probabilmente taglierò tutto perché è buio pesto e non si vede un cazzo, quindi sarebbe inutile farvi vedere io che vado a prenderlo. Ok raga, ho preparato tutto. Sofia arriva da quella porta. Arriva qui dove praticamente tramite telefono io gli dirò di guardare questo messaggio che gli dice di arrivare sul tetto. Lei sale, poi arriva al primo foglietto che dice segui le foto lungo le scale ma per favore non girarle. Speriamo vada tutto bene, c'è il condominio che si è già preoccupato di un attacco dell'ISIS perché ho messo queste cazzo di frecce. Qui un'altra foto con la freccia. Freccia. E qui siamo arrivati. Allora lei arriva qui e io l'aspetterò qui davanti alla porta senza fargli vedere quello che c'è dopo. Leggerà le cose "Would you sushi me?". Aprirà la porta e si troverà questo. Candele spente ovviamente. Si trova tutta una strada che porta fino al sushi. Qui ho messo la doppia luce. Lì ci stanno i vinelli, qui i calici con il sushi e lì tutte le candele. Sta arrivando, quindi direi di andarci a piazzare davanti alla porta e aspettare la chiamata. Ovviamente regà, come in qualsiasi cosa della mia vita, c'è stato un problema. Sofia ha trovato il portone del palazzo aperto. È ovviamente entrata, ha citofonato a mio padre che gli ha detto che ero su. In pratica mi ha preso sul tempo, però sono riuscito a infilarmi davanti alla porta per non farle vedere la via di candele. In più diciamo che qualcosa aveva seguito, quindi è arrivata a capire che era una sorpresa. Ma continuiamo. I'm no Superman. Ma io te volevo riprenda. No, sono brutta, non so bene. Come distruggere un progetto durato tanto fregandomi sul tempo. Non hai girato le foto? Non le devi girare, le devi girare nell'ordine in cui le hai prese. Allora, te ne sei dimenticata una? No. Ok, vado a prendere l'altra. Sì, ma non le girare, non le devi guardare. Posso dare anche le frecce? Sì, le frecce prendile per favore, che già si sono lamentati. Prendi l'ultima foto. Devo far veloce. Accenditi, bestia. Ok, accenditi. Ok, l'ho fatta. E questo ragazzi era come doveva essere, ma non è. Ti avevo anche lasciato un bigliettino dentro le piante all'inizio dell'entrata. No, quello non lo devi andare a prendere, tranquillo. Lo sai che non lo metterai da nessuna parte questa cosa? Ovvio, devi leggere questa dietro. Wood. Leggi questa. Non lo devi far vedere, non è l'eredità Salama. Io. Sushi. Geniale. No. Alcune si sono spente per il vento. No, che bello. Sì, sono bellissima. Grazie. Ecco, le tre figlie di puttana si sono spente tutte e tre. Ci hanno litigato durante il video. Grazie. Lì ci stanno i vinelli, qua tutto sucio. I vinelli. Sei felice? Sì. Ti è piaciuto? Tantissimo, è bellissimo, veramente bellissimo. Buon compleanno. Grazie. Music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental.